Ragazzi, non lo so dov'è il cinese. È inutile continuate a bombardarmi, Giuse, dove, dove addirittura dove l'hai messo. Ragazzi, poi eh, si trova sempre qualcuno che ci crede a quello e scrivete. Come Giuse, dove l'hai nascosto? Non lo so dov'è il cinese, ma vi garantisco che c'è gente che lo sa. Ma io non sono tra quelli. Non lo so dov'è il cinese. <ride> a proposito di cinese, ora non si può più nemmeno parlare. Occhio al bruttissimo messaggio che è passato durante quell'assemblea che non si può più parlare perché qui non si sta parlando di zhang perché lui non conta più nulla non decide più nulla da due anni qui si sta parlando dello stato cinese perché l'inter è in mano allo stato cinese occhio perché se no alla fine qui si arriva a chiedergli se possiamo andare in bagno alla cina oppure gli si viene anche gli si dice grazie che ci fate vedere le partite occhio a me quel messaggio non è piaciuto per nulla tra l'altro c'è chi, quello è mettere le maglie alla caldaia lì e alla fine chiamo i vigili. La prossima volta che vedo la maglia attaccata alla caldaia, ti chiamo i vigili. <ride> quello è mettere le maglie alle calda alla caldaia e non ha più nulla da perdere. Ora aveva puntato sui rifinanziamenti. <ride> dopo le one due-diligence, asta tipo Chelsea, Chelsea e dopo tutti gli 80-85 nomi che ha fatto. Di gente che doveva acquisire l'Inter ora aveva fatto linee sui rifinanziamento ma è stato smentito ieri in diretta. <ride> finalmente, finalmente c'è cioè un giornalista serio che ha scritto anche libri che si intende molto di economia, molto più di me, di sicuro. Ha avuto il coraggio di dire: Zang, non può rifinanziare nulla se non il T-Max, T-Max è. Ce lo aggiungo io lo scuterone può rifinanziarlo poi dopo lo vedremo. Per quello, ragazzi, fatemi fare un appunto: permettetemelo. Per quello riguarda eh, quello che ho visto nei soci di, di minoranza e sono stati lì a sentire un video messaggio registrato. Tra l'altro, quello che attacca la maglia alla caldaia. Che chiamo i vigili alla fine. Io te lo dico la prossima volta: chiamo i vigili. Se vedo la maglia attaccata alla caldaia, chiamo i vigili di fuoco, non i vigili che fanno le buttare le macchine. Ha detto che in Cina non c'era collegamento, c'erano problemi, ha avuto il coraggio di dire che non c'erano problemi di connessione e quindi Zanga ha dovuto registrare un messaggio. Io l'ho sempre detto, è lui, perché non ci crede, ma lui potrebbe essere il nuovo bombolo della televisione italiana ve lo ricordate bombolo lui non, perché non crede nelle sue qualità lui potrebbe sfondare nei cinema nei cinepanettoni soprattutto questi film a cinepanetto lui sarebbe un comico perfetto l'ho sempre detto zanga registrato perché non c'era linea c'erano problemi su tips oppure su skype non c'è linea in cina capito cioè voi tra, tra di voi che siamo quasi 8000. anzi iscrivetevi al canale fate iscrivere i vostri amici tra di voi ci sono imprenditori che lavorano con la Cina, lo so. Qualcuno di voi, anche la fidanzata in Cina, ha detto, ha avuto il coraggio di dire che non c'era connessione e che quindi <ride> ha dovuto registrare un messaggio. Dall'altro i soci di minoranza, ma tutto bene, tutto a posto, ma problemi di soldi. No, 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 bene. ma tutto a posto. Anzi, tra di loro, ascolta, ma a gennaio. Si prende Holland o Mbappé? Chi si prende a gennaio? Eh, sembrava proprio l'Inter. Dopo l'Assemblea sembrava una superpotenza. Dove va tutto bene? Dove succede una cosa? Te lo dico io cosa succede. Dove non stanno dicendo e non vogliono che i tifosi dell'Inter vengano a conoscenza della situazione economica? Perché molti tifosi sono pigri. Anch'io sono pigro in, in tante altre cose, ma non sull'Inter. Non si informano sulla situazione finanziaria. Ma ieri c'è un giornalista che intanto ha detto. E ha smentito quello che diceva che aveva fatto l'in sul rifinanziamento. Ha detto che Zang non può rifinanziare nulla e mettiamo un'altra X, mettiamo un'altra X ancora, ma ce ne saranno ancora tante altre da metterne. Di X, per quello ragazzi, che riguarda i fischietti, cioè io te l'ho sempre detto, Luca. Io ringrazio la Roma invece perché se lo sono presi. Ci può fare anche gol domenica, non cambia nulla te l'ho sempre detto non ha carattere, non è un campione Giudacu non sarà mai un campione è un Aristoteles 2.0 gli devi fare il ragù, lo devi accarezzare non ha carattere è un giocatore senza carattere per quello hanno tolto anche i fischietti alla Roma ha pigiato sull'acceleratore per far togliere i fischietti a livello mentale lui non avrebbe detto. è fragile mentalmente ma uno e va via dall'Inter che ti fa salutare da pastorello seguimi e dopo tre mesi vuole tornare all'Inter. Se solo è normale. Una roba di genere. Non ha nella stoffa del campione e non ha né la forza mentale del campione non lo è mai stato un campione perché tutte le volte anche lui doveva alzare di livello non ci è mai riuscito e ricordate una cosa quando noi l'abbiamo preso noi abbiamo preso Lukaku Depresso dal Manchester United dove addirittura aveva fatto anche diversa panchina diverse partite era stato in panchina stai attento Mourinho lo metteva spesso in panchina Occhio, ricordiamoci le vestiose noi l'abbiamo preso arrugginito lo abbiamo rilucidato, lo abbiamo fatto risplendere Giudacu Miglio verde, chiamalo come ti pare, e poi questo dopo PSAM! Ce l'ha tirato in quel posto e è andato via. Io non l'avrei ripreso nemmeno la prima volta, e lo dicevo nei video, eh, sono le prove, io non l'avrei ripreso nemmeno la prima volta. Pensa quest'anno quando ti dicevo lascialo lì! Miglio verde, lascialo là! Perché la curva giù è incazzata? Non lo so, ragazzi. Io in curva sono stato una volta in vita mia. Non so come funziona la curva. Non so nulla della curva. Perché sono un rompicazzo. A me se mi sventolano le bandiere davanti mi danno no. E allora è giusto non tu ci vada nei posti come la curva. Io vado da altre parti a vedere la partita. Perché quando vado a Milano, visto che ci vengo pochissimo, ora non è più come dieci anni fa, la partita la voglio vedere bene. E vado in altri settori a guardare la partita. Io non so nulla della curva, ma secondo me... Così, è una mia opinione, io non so nulla. Secondo me la Curva si è incazzata parecchio con lui, perché? Perché questo personaggio l'anno scorso ha passato più tempo a chiedere scusa, ve lo ricordate quando andava davanti alla Curva? Così faceva. Scusate ragazzi, anche oggi non l'ho strusciata la palla. Ha passato l'anno scorso, lui, più tempo a chiedere scusa alla Curva e a giocare a calcio. Ha fatto solo un gol decisivo contro il Porto, è mancato 5 mesi perché si è fatto male... Gli ultimi due o tre mesi di stagione era anche bello fresco. Ha fatto qualche gol per l'amor di Dio. Ma era il centravanti più pagato della Serie A. Il giocatore più pagato della Serie A. Ma di cosa ragioniamo? Quando, ci, quando serviva non ce l'ha mai avuto. Hanno tirato la carretta a con Lautaro Martinez. Anche l'anno scorso siamo stati due attaccanti per sbagliati mesi. Di cosa ragioni? Ecco perché sono incazzati. Perché magari quelli della curva. Perché lui in tutte le partite, scusa, 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 scusami, scusami per piacere, scusatemi. Con la Rimori, quelli della urba si vede lo avranno perdonato e poi lui ha fatto quello che ha fatto. Per quello lo chiamo Giudato. Capisci? e magari sono sentiti traditi, ci sta Calcio purtroppo è bastardo soprattutto con i mezzi uomini e i mezzi giocatori succede questo, te lo ripeto mi può fare anche gol, non me ne frega nulla ma ho anche detto quest'estate che ero l'unico, ho preso i fischi ricordatelo la gente si disiscriveva dai canali qualcuno si disis... qualcuno disse Giuseppe parli troppo male di Lucale mi disi di Lukaku mi disiscrivo, io se disiscrivi ti mangio e bevo lo stesso sempre detto se lui ha la fortuna di andare in una squadra che non gioca a calcio e che impronta tutto sul contropiede lui rischia di fare 20 gol in Serie A ed è quello che sta accadendo ma non me ne frega una sega dei 20 gol di Lukaku a me perché tanto lui nel gioco di Inzaghi non c'entrava nulla negli spazi stretti capito? Negli spazi stretti spalle alla porta, cioè questo è un giocatore non te ne fai di nulla perché tecnicamente è scarso te lo dico io ha solo tanta potenza e poca tecnica, ma per rendere deve essere sempre al 100%. Quindi, io la ringrazio la Roma. Infatti, vedi, Lukaku è talmente forte che Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City hanno litigato tutta l'estate per prendersi Lukaku. È finita la Roma, ma di cosa ragioni? Con tutto il rispetto per la Roma, ma di cosa vuoi ragionare? non lo so i cinese leva la maglia leva la maglia dalla caldaia perché chiamo i vigili di fuoco rifinanzia smettito smettito il live ciao ah, ragazzi